Misano World Circuit, round 7-8 del campione d'Italia di velocità Super Sport. Siamo qua con Davide Stirpe ancora una volta per questo round così soddisfacente e faticoso. Com'è andata? Ma non proprio come volevo, qualifiche buone, secondo tempo. Poi in gara ieri disastro, non riuscivo proprio a guidare con quel caldo lì. Era un po' il limite forse con l'assetto, era un grande assetto per qualifica e con un caldo non troppo eccessivo. Poi è venuto molto caldo e eravamo un po' in crisi, ma come tutti, però abbiamo fatto un po' più fatica. Gara 1 un po' tribolata con tanto caldo, dove abbiamo faticato, abbiamo chiuso in sesta posizione, ma molto molto faticosa. Oggi eravamo messi meglio, la prima metà gara in testa, i primi giri avevo preso anche del margine, poi è calata la gomma e a gomme consumate facevo un po' più fatica. Sono risaliti le due Yamaha, hanno preso un po' di margine, poi l'ultimo giro ero in lotta per la seconda posizione. Purtroppo Ilario ha provato a infilarsi, io mi sono rinfilato, ma appena ho puntato il gas è partita dietro, per poco mi lancio per aria. Esatto, ho guardato la situazione. Fortunatamente l'ho recuperata, però purtroppo sia Dionisi che Morentino mi hanno passato e non avevo più modo di rinfilarmi. Peccato, perché ci voleva un podio, lo volevo. Però è andata così, un weekend finale qualifiche forte, le due gare un po' sfortuna, un po' le coincidenze, un po' tutto, un quarto e un sesto posto un po' deludente, però va bene, siamo ancora in lotta, un po' più distanti da Dionisi, però fino al secondo siamo tutti attaccati, quindi dai, mai dire mai ancora. Ci vediamo a Mugello e fine settembre, quindi abbiamo una buona pausa. Sicuramente adesso è un po' più adatta per noi Mugello, però certo che sì. Vediamo. E voi continuate comunque a seguirci e supportare questo grande pilota con la pagina Facebook. Vi aspettiamo al Mugello a fine settembre. A Mugello, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao.